Andiamo? Andiamo. Claudio Cipolla, siamo a un anno dalla firma dell'accordo su AST, di AST. Ecco, non è una celebrazione però, avete detto voi. Sì, la prima cosa che abbiamo detto è che non vuole avere il senso questa iniziativa di una festa di compleanno. È un'iniziativa sindacale che abbiamo ritenuto utile e giusto fare ad un anno dall'accordo, per fare un'analisi oggettiva di quello che è lo stato dell'arte rispetto alle vicende dell'aste. Vertenza, contenuti dell'accordo, stato di applicazione dell'accordo, criticità che nell'accordo già c'erano e che oggi intendiamo risottolineare per rimotivare una iniziativa comune di tutti i soggetti che hanno partecipato alla stesura di quell'accordo per rilanciare le produzioni ternane e per partendo da questo, sviluppare un ragionamento di industria, di occupazione e di buon lavoro sul territorio. L'industria ternana, oltre alla crisi, ma pure di rumors ce ne sono parecchi, questa crisi è davvero superata? La crisi è stata una crisi lunga, una crisi devastante per questo territorio, una crisi che hanno pagato soprattutto i lavoratori e i lavoratori dipendenti. Questo tessuto economico è stato sicuramente indebolito dal punto di vista lavorativo, dal punto di vista produttivo, dal punto di vista, lo dicevo prima, economico. Dire che è superata forse è un po' azzardato. Sicuramente abbiamo segnali che ci mettono nella condizione di provare a fare dei ragionamenti che sfidano il futuro. Quindi partendo da quello che abbiamo, partendo dalle risorse che questo territorio ha, partendo dalle nostre materie prime, una di queste è l'acciaio, vedere se possono esserci progetti concreti e oggettive situazioni di sviluppo che possono risollevare questo territorio dal punto di vista economico e dal punto di vista lavorativo. Ecco, ambiente, investimenti, occupazione, che cosa chiedete alla Thyssen? Alla Thyssen noi il 10 di dicembre abbiamo già in programma un incontro, faremo la verifica delle cose fatte rispetto all'accordo e chiederemo alla Thyssen gli impegni concreti per il futuro, per capirci se è vero che la ristrutturazione l'abbiamo fatta e completata, dobbiamo entrare nella fase dello sviluppo e del rilancio. Quindi come Thyssen si impegna concretamente su questo territorio per aumentare le produzioni, aumentare la. Come fate a farlo? 1.200.000 di euro, come fate a farlo? Lo volete fare?